È un day 2 spumeggiante quello in corso al Casino Perla di Nova Gorica per il Remida Deep Challenge che vedeva lo shuffle odierno 130 player ancora in corsa per la vittoria. Un field di tutto rispetto che ha visto i protagonisti di ieri vivere destini alterni. Maurizio Cepede si trova subito al tavolo Fabio Scepi, ma il primo viaggia abbondantemente sopra average, mentre Scepi invece ha già dovuto abbandonare il torneo. Altro tavolo interessante è quello che sta vedendo coinvolti Irene Baroni e Nicola D'Arrigo, entrambi protagonisti di Hero Call utili per accrescere il loro già cospicuo stack, e Daniele Guidetti che prova però a spingere sull'avversario sbagliato uscendo di scena poco fa. Ancora in corsa anche Mauro Ghisoni e Marika Berti, i compagni del team di GameFan, Paolo Salsa VB Luini e Giovanni Scotto che parte subito molto bene quest'oggi. Ma al comando sono ancora i due toscani Michelangelo Mannini, già chip leader ieri, e Giampaolo Simone che strappa di poche chips la leadership provvisoria. Ecco, approfittiamo di questo fold. Oilà. Chip leader del momento, come va? Beh, mi diverto, non c'è che dire. Il tavolo è simpatico, di solito porto allegria, devo essere. Perché mi piace divertirmi, gioco per questo, poi anche per vincere, è chiaro. Porti allegria, ma l'allegria ti corre dietro. L'allegria aiuta gli audaci, certo. Chi ha paura non va alla guerra. Perfetto, grazie. Prego. Giornata negativa invece per il nostro Kevin Simonetti che dopo aver molto ben figurato nel day 1A esce di scena nel colpo che poteva lanciarlo definitivamente nel chip count. Niente, adesso questo day 2 qua non ho giocato benissimo anche perché ho giocato poco visto che sono uscito adesso. Era in un tavolo abbastanza facile perché non c'erano né chip leader né giocatori palesemente aggressivi o pericolosi. In questo spot in cui sono uscito, un giocatore che attualmente era il chip leader ha rilanciato con Donna Jack in late position. Io da grande buio avevo K Donna off e mi sono semplicemente appoggiato. Al flop sono scesi Donna e Jack di cuori e una carta bassa. Allora io sono partito col presupposto che potesse avere un asse figura e di conseguenza sarebbe andato in continuation bet a prescindere. E ho comunque cercato per vedere come si sviluppava la mano. Lui ha fatto un bet abbastanza ridotto e mi sono limitato al call per poter magari giocarmi un turn un po' più aggressivo. Il turn esce di nuovo Jack e sono partito col presupposto che avrei potuto beffarglielo mettendomi in check raise e così ho fatto, solo che nel momento in cui lui ha checkato lui è andato molto più lungo del previsto e restavo sempre col presupposto che o aveva un asso o aveva una coppia e voleva farmi andare via e mi sono limitato comunque al call. River esce asso ed è di cuori. Io checco ancora anche perché voglio vedere se lui si mette in check perché resta diciamo impaurito da questo river che lega sia scala che colore. Invece lui praticamente me le mette tutti davanti e penso e sono quasi sicuro che sono sotto, però ormai visto che si è creato il piatto mostruoso, se chiamo resto ancora con 20.000. Invece ormai gliele metto tutte nella speranza che cercasse l'ultima bluffata, invece era pieno perché aveva Donna Jack e aveva legato full, quindi tutto quello che ho cercato di bluffargli ce l'aveva palesemente in mano. E quindi potevo fare un day 2 bellissimo, invece me lo sono praticamente cercato, perché magari se rilanciavo al flop avevo già un segnale che lui, una delle due, potesse già averla. Tutto qua. Nel mentre, la sala del Perla è di nuovo gremita con la partenza della novità targata Sherk Evans del site Unreal, un torneo dal buy-in decisamente accessibile, 150 euro, che vede oggi un day 1C da oltre 145 persone, per una formula che sta decisamente prendendo piede e che arriverà a proporre una prima moneta di tutto rispetto.